Domenica 31 ottobre si disputa la decima giornata del campionato di Serie B. Il Rimini cerca la vittoria in trasferta che manca dal derby con il Cesenatico. I biancorossi di Mister D'Angelo affronteranno l'Olimpia Agnonese. Sì, è importantissima domenica, pure comunque per dare continuità a quello che abbiamo fatto domenica. Sarebbe importantissimo vincere e portare i tre punti a casa per noi, soprattutto come squadra, per tutto l'ambiente, per i nostri tifosi. La prima trasferta che fate su un campo sintetico, infatti oggi siete qui a Miramare a provare sul sintetico, potrebbe essere un insidio in più. Sì, sì, ma soprattutto per noi, perché loro comunque sono anni che ci giocano, è una squadra comunque che da 2-3 anni ci giocano tutti quanti insieme in quel campo, quindi loro avranno sicuramente vantaggi. Noi ci stiamo allenando così da ieri, oggi e domani faremo la rifinitura su un campo in erba sintetica per vedere un attimino di stare attenti al pallone. Perché... Alfredo Cardinale, una trasferta impegnativa sul campo dell'Agnone, non tanto credo per i valori tecnici ma per l'ambiente che troverete e anche per il sintetico, non siete abituati a giocare su quel tipo di campo? Ma penso che il sintetico sia insomma, relativo, adesso ci siamo allenati diverse volte, come anche quando insomma, facciamo le rifiniture prima delle partite, comunque ci alleniamo sul sintetico, quindi siamo abbastanza abituati. Per noi è una trasferta importante, in quanto l'ultima trasferta abbiamo perso in maniera immeritata, e quindi adesso cerchiamo di riscattarci cercando di fare questa vittoria fuori casa. In effetti la vittoria lontano dal Neri manca dal derby con il Cesenatico, quindi Rimini per fare il salto di qualità deve assolutamente conquistare punti lontano da Romeo Neri. Ma sicuramente se vogliamo mantenere il vertice così, cercare di fare un campionato importante, dobbiamo sicuramente migliorare fuori casa, anche se, ripeto, l'ultima partita è stato solo insomma il risultato negativo, tutto il resto secondo me è stata una delle migliori partite fatte fuori casa, e sicuramente con quel piglio faremo bene.